gioca a subbuteo, e però si utilizza il più possibile materiale tradizionale, quindi campi in panno originale subbuteo anni 70, e in un certo senso è come se ci ispirassimo all'erba di Wimbledon, che è l'erba per eccellenza, e quindi Wimbledon e Wimbledon c'è una buona assonanza. Abbiamo fatto il record anche noi quest'anno con una novantina di partecipanti all'individuale, poi abbiamo 6 bambini che stanno giocando il torneo proprio riservato, diciamo il torneo juniores, ed è la prima volta che lo facciamo, e poi abbiamo 20 squadre, che è appunto anche questo il nostro record per questo tipo di torneo. Diciamo 75% dei partecipanti che provengono da fuori dalla nostra regione. È tutto sommato un buon segnale per tutti noi. C'è voglia anche di muoversi per giocare. Che quando veniva Babbo a fare tornei, a un certo punto il mio fratello, abbiamo deciso di venire pure noi. Perché bravi gli organizzatori, bravi la federazione a dare modo di organizzare questi eventi. Mi sembra che sia tutto di livello abbastanza alto. Diciamo che ad amarlo siamo in tanti, il problema è sempre quello generazionale, siamo tutti molto over 40, però speriamo che attraverso il nostro amore e la nostra passione riusciamo in qualche modo a trasmetterla anche ai più giovani. A livello ufficiale non so quali siano i programmi della federazione, certo che recuperare e trasmettere la passione a ragazzi un po' più giovani sarebbe importante per far sì che quando noi avremo l'artrosi e non possiamo più giocare, che qualcuno possa giocare al posto nostro. Secondo me si può fare, comunque sempre attraverso una campagna pubblicitaria, una rifondazione del gioco, di manifestazioni che possano coinvolgere anche più giovani.